Buongiornissimo, oh ragazzi, vi sembra vero? A me sinceramente no. Vigilia, domani si gioca Milan-Juventus, finalmente, cioè non so quanti millenni sono passati. Parto dalla fine perché la conferenza stampa di Massimiliano Allegri si chiude con una comunicazione di servizio, se vogliamo anche abbastanza prevedibile, però Allegri dice, vista la squalifica di Fagioli e la positività di Pogba, da ieri è con noi in pianta stabile Nonge, classe 2005, centrocampista molto bravo. Queste le parole di Allegri. Io credo che questa debba essere veramente un'opportunità. Perché? Perché nei momenti difficili poi la Juventus sono venuti fuori magari dei giocatori un po' in sordina, dei giocatori che poi hanno fatto un certo tipo di carriera. L'esempio più lampante che mi viene in mente, più di successo, è quello di Claudio Marchisio, che nell'estate del 2006 viene aggregato in pianta stabile alla Juventus, retrocessa in Serie B per Calciopoli, no? E quindi poi Marchisio ha iniziato ad aggregarsi sempre di più, sempre diventando più un giocatore importante. Non credo che farà la carriera di Marchisio, me lo auguro, però anche solo la metà di quello che ha fatto Marchisio sarebbe meraviglioso. Quindi in un momento difficile, chissà che non possa venire fuori un talento come quello di Nonge, che abbiamo già visto comunque in qualche occasione aggregato alla prima squadra. L'anno scorso, durante le amichevoli per il Mondiale, l'abbiamo visto quest'estate in tournée, insomma, un giocatore che avevamo già visto, però da oggi è un giocatore della prima squadra della Juventus. Allegri dice, che tipo di partita sarà? Bella e stimolante, è sempre Milan-Juve. Prima contro terza in questo momento e sappiamo delle difficoltà della partita. Giocare a San Siro è bello, ma allo stesso tempo sarà molto difficile. Un Allegri concentrato in questa conferenza stampa. Non c'è stato tanto spazio per i titoli, non c'è stato tanto spazio per le battute, qualcosina sì, solito show di Allegri, però ho visto veramente un Allegri abbastanza concentrato. E dice, su questo posso esprimermi solo su Nicolò Fagioli, ovviamente il discorso delle scommesse con Zaniolo e Tonali, gli altri due non fanno parte della Juve, c'è comunque da stare vicini a questi ragazzi. Su Fagioli si è detto tutto, il club si è pronunciato, io personalmente sono allineato con quanto è stato detto, però ora inizia per Nicolò un percorso che lo porterà a fine maggio in campo. Questi 7 mesi gli servono per mantenere la condizione atletica e soprattutto ad impegnarsi nel sociale. E poi gli chiedono perché Marotta e Pioli continuano a dire che la Juventus è la favorita, e Allegri dice: non so perché lo fanno. Pioli e Marotta sono di Milan e Inter ed è normale che parlino di Juve favorita. Beh, stessa cosa che facciamo noi, dicevo che l'Inter, Milan e il Napoli sono le favorite. È sempre il solito giochino. L'obiettivo nostro è fare più punti possibile e arrivare a marzo nelle prime quattro. Godiamoci la sfida di domani contro il Milan e poi vedremo cosa saremo capaci di fare nella partita di domani. Questa gli è uscita un po' male, però questa è proprio letteralmente quello che ha detto Allegri. Vlahovic ha lavorato tutta la settimana con la squadra e sta bene. Chiesa ieri ha fatto un mezzo allenamento, oggi valuteremo se convocarlo o no. Se lui è sereno per essere a disposizione. Quindi ritorniamo un attimo sul discorso relativo agli infortuni. Ne abbiamo parlato un po' in queste settimane, anche se ovviamente i riflettori erano puntati su altro, sull'extracampo, sul pallone che non rotola. E Vlahovic sta bene, Vlahovic è recuperato, Allegri è sembrato anche molto felice nel parlare del recupero completo di Vlahovic dal punto di vista fisico, invece su Chiesa ancora c'è un grosso punto interrogativo. Ieri ha lavorato in gruppo, sì, però non è ancora scontata la sua convocazione. Speriamo di averlo a disposizione, ma soprattutto speriamo che Chiesa stia bene, perché avere Chiesa e non avere Chiesa cambia abbastanza il livello della partita. Indipendentemente dalla squalifica di Theo, UEA sta crescendo. Dopo la tournée ha avuto un momento di down, ora ha trovato il suo equilibrio. Normale quando si arriva da un altro campionato, ora sta molto bene. Se mi vedete di tanto in tanto muovermi con le mani, andare indietro con la sedia, è perché, e niente, non posso farvelo vedere, perché c'è Nala che mi porta i suoi giochi, vuole che giochiamo mentre registro i video, quindi per non farla abbaiare devo anche giocare con il cane. Benissimo, perfetto, andiamo avanti. Non posso dire se mi sento più forte o diverso dagli altri allenatori. Oddio, diverso? Sì, siamo tutti diversi. Poi, per tutte le vicissitudini extracampo, sono sempre state vissute come opportunità di crescita. Quando succedono queste cose, l'importante è trovare subito la soluzione. Lo abbiamo fatto e cercheremo di rifarlo, ma noi abbiamo un obiettivo importante, quello dei primi quattro posti.
ma è un obiettivo importante. D'accordo, andiamo avanti. I pericoli nel calcio ci sono sempre, devi vincere le partite e non è semplice. Abbiamo fatto 17 punti e ne mancano tantissimi per entrare nelle prime 4. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, rimanere sereni e concentrati. Le vicissitudini vanno vissute come nella vita e devono essere uno stimolo per fare meglio. Quello che dicevamo un po' prima di Nonge, no? In un momento come questo magari hai trovato un giocatore che può diventare importante nello scacchiere e può diventare magari un pilastro della Juve del futuro, chissà. Devo ancora decidere tra Cambiaso e Kostic, anche Ealing sta bene, in questo momento possono dividersi la partita in due. Solitamente quando Allegri fa così, nel senso gli fa una domanda, Cambiaso o Kostic sulla sinistra? E lui butta dentro Ealing, perché anche lui è effettivamente un giocatore che sta lì, ma quando Allegri nomina un calciatore, solitamente è quando non ha in testa di farlo giocare, quindi spendo una buona parola per lui. Quindi credo che Ealing, che già non era in ballottaggio... A questo punto sicuramente non lo vedremo in campo dal primo minuto. Io non devo capire niente su Chiesa, solo se lui è sereno nel post infortunio. Non ha giocato né in nazionale né contro il Torino. Ha fatto mezzo allenamento, nel senso che era un allenamento ieri di recupero. Oggi dovrò valutare le condizioni. Spero di averlo a disposizione e i cambi saranno importanti. Più giocatori ho e meglio è. Io con Chiesa mi immagino Vlahovic titolare e Chiesa in panchina per entrare poi a partita in corso e spaccare la partita. Senza Chiesa mi aspetto Vlahovic in panchina. Questa è un po' la lettura che vi faccio della formazione. Quindi oggi è un po' complicato, difficile, se non impossibile fare la formazione. Però questo è quello che mi aspetto. Fatemi un po' sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. E poi gli chiedono che curiosità c'è inerente alla partita di domani. E Allegri dice la curiosità è vedere che tipo di partita faremo in uno stadio con 80.000 spettatori a disposizione. Sicuramente il teatro, il colpo d'occhio che ti dà San Siro è sempre spettacolare. Non so quanti siano andati a San Siro, quante volte, io ho avuto la fortuna di andarci spesso ed effettivamente San Siro ti dà proprio quel colpo anche solo alla vista, enorme, immenso. È uno stadio pieno, giocare un Milan-Juve, magari un Milan-Juve diverso da quelli a cui si è abituati quando Milan e Juve sono prime e terze in classifica come in questo caso, perché sia noi che loro avremo delle assenze importanti, però 80.000 spettatori spostano contro una squadra che non dico che è la favorita, ma una delle tre insieme a Inter e Napoli. Ancora questo ritornello canticchiato da Max Allegri. Domani il capitano è Rabiot, è la sua prima partita, sperando che sia di buon auspicio. In difesa abbiamo Rugani e Huijsen, non dovremo cambiare modulo. L'importante sarà avere un approccio giusto a una partita difficile e importante. Allora sì, l'approccio deve essere giusto. La mia paura però è replicare l'approccio di Bergamo. Cioè, la mia paura è che la Juventus domani non andrà a San Siro per vincere la partita. Poi se si vince, benissimo, non è che sono tristi. Ma credo che la volontà domani sia quella di non perderla, che è diverso. Quindi io mi aspetto questo tipo di atteggiamento, questo tipo di preparazione della partita. Anche addirittura a un certo punto potevo aspettarmi UEA in panchina, poi non lo so, abbiamo talmente pochi centrocampisti che far fare ancora l'esterno destro a McKenny è un po' complicato, però questo credo che sarà un po' il piano gara e spero che non sia così, perché andare a San Siro per non prendere gol davanti a 80.000 spettatori contro questo Milan, che è davvero una delle favorite, e ripeto, secondo me è la favorita numero uno, lo dico da quest'estate, per lo scudetto, non finisce bene. Viste troppe volte queste cose qui, non finisce bene. Cosa manca alla Juve per comporre il quadro? Io ho fatto una domanda a cervellotica sui quadri, vabbè. E allora Allegri dice, la Juve è una squadra che ha voglia di fare ed è determinata, si respira una buona aria, ma bisogna essere bravi nelle difficoltà, e questo è un momento di difficoltà, non per i risultati, ma per l'extracampo che va a influire per forza di cose, perché non siamo cyborg, non siamo robot, siamo esseri umani e queste cose vanno a toccare il quotidiano. Serve serenità e forza interiore. Sappiamo che vincere le partite non è semplice. Domani è una partita meravigliosa da giocare nelle migliori condizioni fisiche e mentali. E se dal punto di vista fisico non ho idea di come stiano i calciatori, di come si siano allenati, di quelli che sono andati e tornati, se stanno bene, se sono stanchi, non ho idea, dal punto di vista mentale bisogna essere molto bravi. Perché si è sfiorato il terremoto dal punto di vista metaforico per quello che poteva essere il mondo del calcio. E metti che c'è qualche giocatore che se l'è un po' cagata in questi giorni e di testa non è sereno, domani lo vedi sicuramente. E rimaniamo sempre sul discorso che faceva Allegri degli 80.000 di San Siro. Se già non stai bene fisicamente e mentalmente, ti ritrovi anche in quella situazione lì, diventa veramente molto difficile.
Allegri dice Vlahovic titolare, non lo so, e secondo me questo è il discorso che facevo prima, è legato anche alle condizioni di Chiesa. Anche lui veniva da un periodo di inattività, se parte non avrà tutta la partita, se no sarà un cambio. È importante aver recuperato Dusan, che era partito bene con gol importanti e meravigliosi. Finalmente l'abbiamo recuperato e sono contento. Poi Allegri dice una frase che secondo me racconta tanto, perché può essere che Allegri abbia fatto un po' di pretattica e che poi si sia tradito con questa frase. E cioè, avere tutto il reparto d'attacco al completo è un vantaggio per tutta la squadra. Tutto il reparto d'attacco al completo significa anche Federico Chiesa. Giusto? E quindi magari si sa già che Chiesa sarà convocato e sta bene. Non lo so, la butto lì. Mi è sembrata proprio una frase con la quale si è tradito dopo aver detto invece una cosa differente. L'avete sentita anche voi? L'avete percepita anche voi in questo modo? Non lo so. Milik e Ken stanno bene, sono contento per la nazionale di Moise, che sta crescendo, ed è un ragazzo che sta crescendo molto anche sul piano mentale e dell'equilibrio. Oggi c'è l'ultimo allenamento, valuterò e deciderò, e speriamo di indovinare la formazione. Solita battuta da Allegri, che ha fatto anche la faccia, rideva sotto i baffi, aspettava che qualcuno dicesse. Ok. Ho parlato con Fagioli, era giusto così. Non sarà un momento facile per lui, ma sappiamo ma sa benissimo che tutti lo aspettiamo. Ora dovrà sfruttare questi mesi per lavorare sul campo e impegnarsi fuori dal campo. Questa frase è bellissima. A fine maggio lo aspetteremo in campo per fargli continuare una carriera che è soltanto all'inizio. Non scordiamoci che ha solo 23 anni. Poi va sostenuto ed è normale che sia così. Enciclopedico, perfetto. Come veramente risposta perfetta. Come ho preso del Papu Gomez, sapete la squalifica. Ecco, voglio aprire una parentesi. Questo ha fatto un esame, gli hanno fatto un controllo la settimana del mondiale o prima del mondiale. L'anno scorso ha vinto il mondiale con l'Argentina e la Coppa UEFA, ok, col Siviglia, e poi viene squalificato per doping un anno dopo. Pogba gli hanno fatto un controllo e poi subito le controanalisi, ed è normale che sia così ed è giusto che sia così. Beh, ma stiamo scherzando? Ma questa è stata una roba, com'è, vergognosa, vergognosa. E Allegri dice, come l'ho presa? Lui ha preso 2 anni di squalifica. Credo carriera finita per il Papu, o giù di lì. Non so nemmeno positivo a che cosa, non ne ho idea, però 2 anni di squalifica significa che non siamo andati molto bene. Ma le tempistiche, sempre a caso, come pare, alla giustizia sportiva di turno. Meravigliosa, no, ma funziona bene, funziona tutto bene. Gli organi di competenza tutelano il tutto. Noi non dobbiamo pensare al Siviglia, è una cosa passata, dobbiamo sempre guardare avanti per cercare di costruire e lavorare nelle migliori condizioni. Daniele Rugani in questo momento può giocare a destra, in mezzo e a sinistra, quindi tutte le caselline, i punti della difesa tra le può fare Rugani. È sempre stato un giocatore importante ed ora è pure cresciuto. Quando lo chiami a giocare, lui è sempre presente. E poi c'è una frase, anche qua, non troppo chiara su Wiesen, dice... Wiesen ha avuto un momento un pochino dove non... Vabbè, perché comunque è un giovane, è pronto per giocare in caso di bisogno. Che cosa ha avuto Wiesen? Non lo so, mi è nuova. Poi so che con la Next Gen ha avuto un momento difficile dal punto di vista proprio di campo, che non andavano bene, d'accordo, hanno preso dei gol, magari degli errori. E quella cosa lì, io spero che si riferisca soltanto a questo e che non ci sia stato anche qualcos'altro che magari non è venuto fuori, perché... Basta, vi prego, vi scongiuro. Probabile che sia più Ealing a fare la mezzala piuttosto che Yildiz, che è più una seconda punta, che fa gol e sa far gol, e difficilmente potrà fare la mezzala. Dio grazie, ti ringrazio signore, meravigliosa questa cosa. McKennie può tornare in mezzo, magari più avanti potremo giocare anche a due. Soluzioni ne troviamo e ne troveremo. Poi secondo me andare sul mercato in questo momento non è importante, ma è l'unica cosa che conta, e quindi a gennaio ci dovrà essere un investimento, secondo me non il Bernardeschi di turno, perché è un'opportunità di mercato. Banniamo questo termine, che non vuol dire niente. È ovvio che Bernardeschi è un'opportunità di mercato, ci mancherebbe altro. Vabbè, non fatemi entrare in questo discorso che veramente poi mi altero. Entro nel discorso e ci esco da solo, faccio tutto io. Mi arrabbio su un discorso che tiro fuori io e poi dico di non tirarlo fuori, è meraviglioso. Però credo che sia necessario andare sul mercato e fare un investimento, andare a prendere un giocatore importante. Come importante sarà la partita di domani sera, poi tensione ce l'ho, devo essere onesto, anche perché negli ultimi anni a San Siro non è che siamo andati a fare delle bellissime figure, sperando che possa essere una serata di festa. Ma lo vedremo domani. Ciao ragazzi.